cosa dire, dopo tanta santità, il sindaco, che è la sintesi di tutti i peccati di questi 20 anni. Gli amministratori sono i grandi peccatori, ma io ringrazio il Dio di aver potuto andare avanti insieme alla mia gente, grazie alle preghiere, che ricordo con commozione, grazie alle preghiere di Don Riccardo, perché Don Riccardo fin dal primo momento gli è stato vicino in questa vicenda umana che ha segnato questi miei 20 anni di vita. Sono contento che oggi abbiamo celebrato questo dramma, abbiamo ricordato questo dramma non nel segno della volgare politica, ma nel segno della fede e dei sentimenti, e credo che noi abbiamo ricostruito soprattutto nel segno di una grande fede e nel segno della nostra tradizione e del grande amore che abbiamo veramente della nostra cultura, della nostra gente. Io vi ringrazio, ringrazio chi è arrivato qui di corsa con il cuore in mano per aiutarci. Noi in questi 20 anni abbiamo cercato di fare il meglio, abbiamo anche sbagliato, noi politici sbagliamo sempre, io credo di aver sbagliato più di tutti, ma vi ringrazio per avermi dato fiducia e vi ringrazio per avermi dato la commozione di questa sera. Vi assicuro che è una commozione profonda e che è il punto di partenza di un entusiasmo nuovo per finire questo processo di ricostruzione che abbiamo cominciato grazie alle vostre preghiere, grazie al vostro entusiasmo e grazie soprattutto al vostro affetto che continua ancora oggi. Grazie, grazie agli amici della Caritas di Piacenza, grazie agli amici austriaci che furono accanto a noi veramente con grande spirito di sacrificio. Grazie a tutti e grazie a lei, Eccellenza, che è qui con noi stasera per accogliere questa chiesa, che fu la prima cosa che noi facemmo per poter cominciare a sperare e ad accrescere ancora di più la nostra fede. Grazie per averci portato il suo profondo messaggio, grande messaggio di fede, e grazie a quei santi nuovi che abbiamo qui sulla piazza, Padre Pio e San Giovanni. Grazie e grazie a tutti.